La Spal vince il derby emiliano contro il Parma, decide una rete di Petagna. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video nel quale volevo parlarvi un po' della partita che dunque ha aperto questo turno di Serie A. Però prima di farlo vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, attivando anche la campanella per non perdermi nessun video, feed logicamente permettendo. Comunque, primo tempo stradominato dalla Spal che gioca in lungo e in largo senza un degno avversario, perché c'è da dire che il Parma nel primo tempo è completamente inesistente, non c'è gioco e non ci sono neanche i giocatori, perché comunque i crociati non riescono a fare un'azione offensiva che sia una, veramente inesistenti in campo. E giustamente e anche meritatamente la Spal riesce ad andare in vantaggio con Petagna. Gol da attaccante vero, sì, perché comunque riesce a sfruttare al meglio un tiro cross proveniente dalla destra ed effettuato da Strefezza. Comunque più un cross che un tiro, sì, però era una conclusione un po' sbagliata, almeno quello che è sembrato a me. E Petagna con il destro riesce a metterla dentro, comunque beffando il portiere avversario. Bel gol, sì ragazzi, perché comunque non è sembrata una deviazione fortuita, è sembrata una deviazione cercata ed effettuata nel migliore dei modi. Quindi alla fine Petagna si merita questo gol e per me si merita anche il titolo di Man of the Match, perché comunque ha fatto una partita buona condita da questo gol. Poi logicamente è uscito negli ultimi minuti e proprio in quei minuti, pensando un po', il Parma ha cercato di andare in gol. L'ultima vera e propria occasione sarà quella di Bruno Alves, che ha tirato una punizione che è terminata alle stelle. Nel secondo comunque c'è da dire che il Parma si riprende e gioca notevolmente meglio, viene anche annullato un gol a Gervinho per fuori gioco, giusto mi sembra di Fares. No, scusate ragazzi, comunque fuori gioco giusto, adesso non ricordo esattamente chi stesse in fuori gioco, però comunque c'è da dire che il Parma nel secondo tempo ha un gioco molto più concreto, molto più attivo, diciamo, gioca molto meglio. Viene anche espulso Strefezza per doppio giallo, il secondo rimediato incredibilmente con una simulazione in area di rigore, ha anche protestato per il penalty che logicamente non è stato assegnato e quindi Guida ha estratto per la seconda volta l'ammonizione, questa volta gli è costato il rosso. Come detto, il Parma negli ultimi minuti attacca sempre di più e Berisha è costretto quasi ad una bellissima parata su un colpo di testa, però che alla fine si spegne tra le mani del portiere ex Lazio ed Atalanta. La Spal dunque festeggia una vittoria meritata ed importante, tre punti fondamentali, e c'è da dire che la Spal in casa rispetto alla Spal in trasferta è proprio un'altra squadra. Ovvio, adesso la trasferta con la Juve è una partita a sé, perché giocare allo Stadium è difficile per tutti, figuriamoci per una squadra che comunque ambisce a salvarsi. Però mi viene in mente anche la partita con la Lazio, non è strameritata, però comunque vinta in casa. Quella di oggi non è assolutamente non è un impegno semplice, ed eppure sono riusciti a portare a casa bottino pieno, quindi bisogna fare i complimenti a loro e a Semplici. Il video finisce qui, vi ringrazio per la visione, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.